Sei pronto? Non abbiamo la sigla. Non abbiamo la sigla. Cosa? Il gordo. Allora, ultimamente Chirico fa la classifica, la fa con Pompilio. Perché Pompilio fa il gorgo. Il gorgo umano, Cesare Pompilio. Va bene, abbiamo impallato un paio di camere. Vabbè, non importa. È bello la diretta, diciamo. Il gorgo. Cesare, sì. Tirati sui pantaloni, va. Sì. Perché sennò il gorgo è un po' bassino. Ecco. Meno male che abbiamo la sedia davanti, quindi non si può vedere il... Ah, tu la togli anche per farti ammirare meglio. Cosa fa Ruyu? Già loro si girano. Protesta, si girano. Vabbè, lascia, non ti cura di loro. Ma guarda, chi se ne frega. Ma c'è Ruyu, come sei combinato, Ruyu? Tirate per tutto, sì, tirate. Cos'è una protesta silenziosa? Io capisco che non sia una bella classifica per Milan, ma essere così ostentatamente... Non hanno neanche il coraggio, protesta silenziosa. È una pratica. Teodora è una vera signora, lei mi guarda. Anche Gerenzani non vuole far vedere una persona seria. Non è convinto, Gerenzani. Vabbè, veloce! Di un professionista come l'avvocato Martinez. Noi non vogliamo guardare questo scempio. Allora, cominciamo dal gorgo. Dal gorgo della Side B. Perché è un grandissimo gorgo. Allora, il Parma ormai lo dico. Tanto stanno guardando la partita del Milan. Scusa, devi spostare. Che gioca bene. Il Parma, come dobbiamo definirlo? Ormai è più che pericoloso. Avvisateci quando è finita. Il Parma è andato. Ma io vorrei capire. Dobbiamo fare la classifica? Devi farla. No, 5 Pirla. Attenzione, se possiamo vedere i 5 colleghi opinionisti che... Con a titolo diverso, eccolo qui, li vedete. Loro non guardano la classifica. Vabbè, andiamo. Però è una classifica che dovrebbe interessare perché non sono più in testa. Non vale così. Andiamo via. Bellissima. Applausi alla regia. Grazie alla regia che è fatta la veri problemi. Giustamente, vi stanno boicottando. Ovunque vi giriate, ve la dovete vedere la classifica. Dica avvocato. Ma non potete andare fuori. Spiare un po' d'aria. No. Io ricordo che una signora diede all'allora mio cliente, ministro della giustizia, del Pirla, e venne condannata a 100.000 euro di risarcimento. Quindi voi potete farci un pensierino, che devolverete al Milan per la campagna acquisti nel caso. No. Come no? Perché io mi aspettavo da voi un gesto di signorina. Per pagare cosa c'è Pompilio? Cosa c'è Pompilio? Stiamo guardando la Champions League. Andiamo, Ruyu, basta, grazie. Allora, Fabio, questo qua ha molta paura del pastore tedesco. Sì. Ma molta paura del pastore tedesco. Ah, che il Borussia, intendi. Ma guarda come sono ridotti. Molta paura del pastore tedesco. Anziché sperare che vadano comunque in Europa, loro stanno a tifare contro di noi, a tifare contro noi. Ma non ti vergogni! Sono veramente ridicoli. Fermi, guardiamo la classifica. Pompilio, zitto. Allora, il gorgo della Side B è molto gorgato, per il semplice motivo che allora il Parma, vabbè, me lo diamo per il Cesena... È quasi, però per la terza piazza, la terza che deve retrocedere, c'è una grandissima lotta perché l'Atalanta e il Chievo hanno perso, il Verona ha preso un punto, ma il Cagliari deve ancora giocare. Con chi gioca il Cagliari? Con quella squadra che all'andata perse a San Siro 4-1 proprio col Cagliari. Buon motivo per rifarsi. Con i prescritti. Lo ricordiamo che non ci sarà Andanovic. Poi sono amici a Cagliari. Problemi di stomaco. Icardi sta bene, è andato. Però attenzione perché il Cagliari potrebbe, prendendo i 3 punti, agganciare l'Atalanta e rimettersi in corsa. Allora, però aspettiamo. Mentre invece sale l'Empoli, si porta via dalle secche, l'Udinese non ha giocato e non si sa nemmeno se giocherà questa partita con il Parma. Il Sassuolo non ha. Gioca con Napoli. Deve ancora giocare. Mentre invece il Torino gioca stasera al momento in testa nella Side B, dall'altra parte invece gioca stasera con la Fiorentina. Con la Fiorentina che è una partita di... Grandi amici della Juventus. Stanno stampando i biglietti, già sono già in coda nella stamperia lì a Firenze per la partita. Ma sempre le stesse cose. Un momento televisivo di altissima tristezza. Come dicono? Voglio il biglietto. Chi sono questi? I fiorentini per la partita con la Juventus di Coppa Italia. Stanno rivedendo anche la viabilità. Siamo semifinalisti. Non ho capito, non voglio il biglietto.
che c'è di male? I fiorentini sono in fila dalla che Gabbelli. Sono già in fila sì. da giorni cosa dietro la stamperia a Firenze. Attenti, cosa dicono di la pagare? Voglio il biglietto. Sei in dialetto. Questo sta facendo il toscano. Questo è il tipico toscano. Voglio il biglietto. Somiglia allo sceicco. Dicono voglio il biglietto, è un tipico fiorentino. Perché la Juve è sempre finalista di Coppa Italia dove non siete voi. Sapete che procedi. Allora, fisicamente siete uguali. Come dicono i fiorentini? Fagli il biglietto. Io se abbiamo qualche fiorentino all'ascolto può confermare che è stato identico. Se tu senti un toscano, parla con questo accento qua. E tutti sono in fila dicendo voglio biglietto. Fagli il biglietto per la partita. Migliaia di persone voglio biglietto. Dammi il biglietto. Lo voglio io. Ho capito, è molto interessante questo. Andiamo avanti. Voglio il biglietto. Ho capito. Procediamo. Allora, andiamo in Saidà, dove stavolta troviamo tutte e due. All'ultimo posto della Saidà troviamo l'Inter, però deve ancora giocare. Il Milan invece ha praticamente agganciato il Palermo, che oggi ha perso con la Lazio, no. Che risale. Qui un nuovo grande gorgo. Fai vedere il grande gorgo della Saidà, anche perché Genoa e Sampdoria dovevano scontrarsi, non si sono scontrate. La partita è stata rinviata a martedì. A martedì sera. Alle ore 18:30. La Fiorentina deve ancora giocare, però potrebbe riscavallare la Lazio stasera. La Lazio al momento è quarta, il Napoli deve giocare ancora col Sassuolo. Giusto, quindi potrebbe ancora. Sempre più vicino alla Roma, attenzione perché se vince si rimette in gioco il secondo posto. Se vince il Napoli, cosa suona? Abbiamo preso molto in giro Mazzarri, Inzaghi, eccetera. Ma Garcia, che per mesi dopo ogni sconfitta diceva vinceremo scudetto, sono sicuro. Ieri ha detto che siamo arrivati alla seconda. Dai, sali sulla scala, così scendi. No, prima di salire sulla scala, ti voglio fare il mio solito regalo. Il mio solito regalo. Fatevi male, però. Mi raccomando, non fatevi male. Perché questo le serve. Guardi bene. Vai sulla scala. Le lascio questo. E noi al ritmo lì fisico Dalla prossima settimana c'è un nuovo gioco, attenzione, ve lo presenterò, il nuovo Rosico. Va bene, grazie, due minuti in regia, vediamo Mancini cosa ha detto poco fa. Mancini, pare che Kovacic non lo voglia più far giocare, qui c'è Rosico. Sì, bene, due minuti, arriviamo.